In compagnia del capitano della Buonanda Aprilia per parlare di questo successo importante, anche se alla fine avete rischiato qualcosina. Sì, è stata sofferta, è stata una battaglia, però i valori tecnici comunque in campo erano a nostro favore, loro avevano molta più esperienza, però ci abbiamo messo il nostro, insomma, siamo subito in vantaggio per 3 gol e la partita era comunque in discesa. Siamo stati bravi a resistere alla fine, comunque abbiamo rischiato forse un po' troppo però. Decisiva la partenza, forse vi siete un po' innervositi permettendo alla generazione calcetto di tornare in partita. Sì, la squadra comunque è giovane, quindi si è vista comunque la poca esperienza. Abbiamo fatto comunque i nervosi forse un po' troppo la partita, magari se erano più calmi, invece di buttare tanti palloni e contestare con l'arbitro, se la giocavamo un po' di più forse sarebbe andata anche meglio. 6 punti nelle prime 4 partite, è il giusto bottino secondo te fino a questo momento? Sì, forse abbiamo qualcosa da recriminare per la prima partita, comunque era alla nostra portata, però comunque è andata così e abbiamo magari vinto partite che nessuno aspettava che potevamo vincere, quindi tutto sommato va bene. Quanto vale e quanto conta quella doppia parata proprio all'ultimo minuto? Beh, vale. Valgono anche quei 2 gol che ho preso non molto bene, però la squadra ha giocato veramente, ha dato tutto, abbiamo giocato da buona onda veramente. Grande partenza, forse decisiva, perché quei 3 gol vi hanno un po' spianato la strada verso il successo. Sì, abbiamo fatto veramente una partenza bellissima, abbiamo fatto subito 3 gol. Va bene, dobbiamo ancora lavorare tanto, però siamo sulla strada giusta. Ho visto che a un certo punto chiedevi calma ai tuoi compagni, che è sembrato quasi che vi stesse complicando la vita da soli a livello di nervosismo. Sì, la partita a un certo punto si era un po' nervosita. La calma, con calma si gioca a questo sport, quindi non dobbiamo perdere la testa e dobbiamo stare calmi, l'unica cosa è quella. Al di là dei 3 punti, cosa vi dà questo successo in termini di fiducia, di consapevolezza? Siamo partiti un po' male, facendo 2 sconfitte, adesso abbiamo fatto 2 vittorie, quindi la fiducia ce l'abbiamo sempre avuta, non finirà mai. E noi facciamo il nostro campionato, poi vediamo.